Ci a piacere. Titolo semplice semplice quest'oggi, ragazzi. Buongiorno a tutti. Buongiorno prima E, buongiorno prima I. Ci ritroviamo quest'oggi per leggere e commentare insieme un'avventura famosissima di Odisseo. Dopo aver dedicato addirittura tre video lezioni a una delle più celebri avventure di Odisseo stesso, cioè la visita alla terra dei Ciclopi, e l'esperienza negativa con Polifemo, in questa video lezione cercheremo di affrontare un'altra lettura molto importante, il testo T20 dalla vostra antologia di epica. Siamo alle pagine 305-309. Cercherò di essere piuttosto sintetico per provare questa volta a leggere in un'unica video lezione, magari un po' più lunga del solito, l'intero brano, che inizia sul vostro libro a pagina 305. Chi è questa Circe? È una maga. Quindi vedremo che la tematica di fondo di tutta questa narrazione è la magia ed è anche il fascino della magia. Chi è Circe, dicevamo? È una sorta di regina, di padrona di una piccola isola che si chiama Ea, nome un po' particolare, ve l'ho segnato qui, con due E e la A finale. Come di consueto è molto difficile localizzare le avventure di Odisseo. Solitamente si ipotizza che il luogo dove avviene questa avventura possano essere le coste o del Lazio o della Campania, ma poco importa. Quello che importa è che è un'avventura veramente curiosa e che merita quindi di essere letta e commentata assieme. Una brevissima introduzione, come sempre. Cosa è successo nei passaggi precedenti, che ovviamente il nostro libro omette. Odisseo e i suoi compagni sono reduci da un'avventura piuttosto complicata, quella con una popolazione chiamata le Strigoni. Anche in questo caso sono dovuti scappare di corsa, arrivano in una nuova isola che non conoscono, sarà appunto l'isola della Maga Circe, e non sanno assolutamente dove siano finiti. Per un paio di giorni si riprendono dalla fatica del viaggio, rimangono con le loro navi lungo la costa. Poi, come ovvio, Odisseo si riprende, prende forze e coraggio e decide di esplorare l'isola. Fa in questo modo, divide i suoi compagni superstiti, ormai non sono più molti, sono soltanto 24, in due gruppi, in due squadre da 12. Effettua un sorteggio, uno dei due gruppi viene estratto a sorte e avrà l'incarico nelle ore successive di allontanarsi dalla costa, di entrare in profondità nel territorio dell'isola, di esplorarlo e di tornare indietro da lui sulla riva per dargli informazioni. Una sorta di missione esplorativa, per così dire. Il nostro libro parte proprio da questo punto e iniziamo a vedere la descrizione dell'isola e soprattutto il fatto che all'interno di quest'isola si noti un grande palazzo dove evidentemente vive qualcuno. Questo qualcuno ovviamente sarà la Maga Circe. Cominciamo da pagina 305, siamo nel libro decimo dell'Odissea, qui si parte dal verso 210. Nella vallata trovarono le case di Circe costruite con pietre squadrate in un luogo protetto, sembra quasi una sorta di castello fortificato. C'erano intorno lupi montani e leoni che ella, Circe, aveva stregato, dandogli, cioè dando loro, filtri maligni. Dicevamo all'inizio che il filo conduttore di questa lettura è la tematica della magia, del magico, del meraviglioso, dello straordinario. Qui si parla già di animali feroci, lupi, leoni, che lei ha stregato, come se fosse appunto una strega, dando loro filtri magici, delle pozioni magiche. Essi, questi animali che abbiamo appena detto, non assalirono gli uomini, ma agitando le lunghe code si alzarono. Questa donna sembra avere dei poteri soprannaturali, riesce ad addomesticare facilmente con delle pozioni magiche persino degli animali molto violenti e aggressivi come i leoni, i quali sembrano addirittura scodinzolare al suo passaggio, come se fossero dei cagnolini molto pacifici. Non a caso c'è subito la similitudine, al verso 216.
Come quando i cani scodinzolano al padrone che torna da un pranzo, perché porta ogni volta dei buoni bocconi, così i lupi dalle forti unghie e i leoni scodinzolavano ad essi. Temettero quando videro le orribili fiere. Fiere vuol dire bestie selvagge, selvatiche, pericolose, come ad esempio i leoni o le tigri. Notate, molto semplice, questa volta anche un po' prevedibile forse, la similitudine di Omero. Come quando i cani scodinzolano felici all'arrivo del proprio padrone, stessa cosa fanno questi animali che solitamente invece sono molto aggressivi, i lupi e i leoni. Si fermarono davanti alle porte della dea dai bei riccioli. Abbiamo un'informazione importante. Questa Circe, questa maga, che fra poco vedremo in azione, in realtà è una dea, è una divinità. Come tutte le donne, viene definita dai bei riccioli. È un epiteto che abbiamo già trovato tante volte. Sentivano Circe, eccola qui, che dentro il palazzo, con voce bella cantava, intenta, cioè tutta occupata, a un ordito grande. Abbiamo già spiegato qualche lezione fa cosa sono la trama e l'ordito, sono le parti che costituiscono i tessuti, i vari fili, quindi sta lavorando al telaio. Come le dee sanno farli, sottili e pieni di grazia e di luce. È una divinità, è una dea e quindi sa lavorare benissimo i tessuti come solo gli dei sanno fare. E cominciò fra essi a parlare Polite, capo di uomini forti, che mi era tra i compagni il più caro e fidato. Immaginate che c'è questa spedizione esplorativa in corso, Polite è uno degli uomini di Odisseo e fa questa affermazione. O cari, cioè cari compagni che state esplorando l'isola con me, qui dentro, intenta ad un grande ordito, canta in modo perfetto, ne risuona tutta la casa, una dea o una donna. Su, presto, gridiamo, cioè facciamole capire che siamo arrivati e magari ci darà buona accoglienza e ospitalità. Disse così, ed essi con grida chiamarono. Lei, subito uscita, aprì le porte lucenti e li invitò. La seguirono tutti senza sospetto. Sembra una persona accogliente, onesta, per bene, quindi gli amici di Odisseo vanno da lei. Indietro restò Euriloco. Chi è Euriloco? È un altro dei compagni sopravvissuti di Odisseo, è uno dei più furbi, assomiglia al suo padrone, per così dire, al suo capo. Pensò che fosse una trappola, è l'unico che ha qualche sospetto. Li guidò e fece sedere sulle sedie e sui troni, quindi la maggioranza del gruppo entra, viene fatta accomodare su delle sedie, addirittura su dei bei troni. Formaggio, farina d'orzo e pallido miele mischiò ad essi col vino di Pramno. Il vino di Pramno è come dire, non so, il Chianti, il Barolo, dei vini pregiati importanti di oggi, quindi l'accoglienza è ottima, viene dato loro da bere del vino. Come sapete, nell'antichità il vino non si beveva mai puro, per così dire, ma sempre mescolato ad altre cose che a noi forse fanno anche un po' strano, tipo il formaggio, la farina o il miele. Però attenzione qui, riga 235. Funesti farmaci mischiò nel cibo perché obliassero, parola difficile, vuol dire dimenticassero del tutto la patria. Quindi vengono accolti bene con un bel bicchiere di vino, diremmo noi adesso, ma vengono avvelenati con dei, dice Omero, funesti farmaci, potremmo dire con dei veleni pericolosi, con delle pozioni magiche tossiche, che vengono mescolate nel cibo, così loro non se ne accorgono. Lo scopo è che dimentichino del tutto la patria, che si dimentichino che devono tornare a casa in pratica. Dopo che glielo diede e lo bevvero, li toccò subito con una bacchetta e li rinserrò, cioè li rinchiuse, nei porcili. Li porta insieme agli animali che aveva, insieme ai maiali. Spiega perché. Dei porci, essi, i compagni in esplorazione di Ulisse,
Dei porci essi avevano il corpo, si sono trasformati. Dicevamo della tematica della magia. Qui c'è una metamorfosi, una trasformazione fisica. Gli amici di Odisseo sono stati trasformati dalla maga in maiali. Voci, setole, le setole dei maiali e aspetto. Ma come in passato la mente era salda, cioè il corpo subisce una trasformazione, questi eroi greci diventano maiali, porci, ma la mente rimane salda, rimane la stessa, sanno di essere in realtà sempre loro. Così essi furono chiusi, piangenti, e Circe gli gettò da mangiare che cosa? Il cibo dei maiali, ghiande di leccio, di quercia e di corniolo, cose che mangiano sempre i maiali distesi per terra. Quindi attenzione. Questa persona, Circe, che sembrava così gentile, così generosa e così accogliente, è esattamente l'opposto. È una maga dotata di poteri incredibili che sa trasformare in bestie gli uomini. E quindi i poveri compagni di Odisseo vengono trasformati tutti in maiali. Attenzione, non tutti, tutti tranne uno. Euriloco, che non si fidava, è rimasto nascosto all'ingresso dietro la porta, quindi lui non è stato trasformato. Cosa succede? Succede che ovviamente scappa, torna indietro, va a parlare con Odisseo, che è ancora sulla spiaggia, e gli racconta il triste accaduto. Infatti, siamo più o meno a metà di pagina 306, il vostro libro qui fa un taglio e riassume quello che anch'io vi ho riassunto un attimo fa. A questo punto Odisseo, spaventato, capisce che deve intervenire in prima persona e organizza in pratica una seconda spedizione. Va lui in persona a vedere che cosa diavolo sta succedendo in questo palazzo nascosto. Lungo il percorso di avvicinamento, chi incontra? Incontra una divinità, incontra Hermes, lo conosciamo bene, è il messaggero degli dèi, è quello che i romani chiamavano Mercurio, è la stessa persona, il quale gli dà dei suggerimenti, dei trucchi su come resistere alle magie, alle stregonerie della maga Circe. Come ogni tanto capita, gli dei intervengono nella narrazione, in questo caso per fortuna danno una mano al povero Odisseo perché capiscono che è in difficoltà. La narrazione ricomincia al verso 302. Detto così, qui sta parlando Odisseo, l'Argifonte, è proprio Hermes, è l'epiteto del dio Hermes, mi pose il farmaco, mi diede, noi diremmo, la pozione, la medicina, strappandolo dalla terra. E me ne mostrò la natura. Qui c'è proprio la descrizione di questa pozione magica. Nella radice, quindi una sorta di pianta, era nero, era scuro, quindi una radice nera. E il fiore di questa pianta era simile al latte, cioè bianco. Una pianta di due colori, la radice è molto scura, il fiore è bianco, molto chiaro. C'è anche il nome, riga 305. Gli dèi lo chiamano, e qui c'è proprio il termine greco, Molu, Moly, pronunciato correttamente alla greca, Molu. E per uomini mortali è duro strapparlo. Pare che questa parola, Molu, sia una parola molto antica, che significa letteralmente radice, è quella che è stata strappata pochi secondi prima. È duro da strappare. Ma gli dèi possono fare tutto, e quindi Hermes ce la fa a estirpare questa pianta. Poi Hermes andò via sull'Alto Olimpo attraverso l'isola boscosa. Quindi, una volta che ha insegnato il trucchetto, come difendersi dai veleni della maga, Hermes ha compiuto la sua missione e se ne torna tranquillo sull'Olimpo. Ed io, Odisseo, mi diressi alla casa di Circe. Andavo. E il mio cuore era molto agitato, lo si può capire. Mi fermai davanti alle porte della dea dai bei riccioli. Fermatomi lì, gridai. La dea sentì la mia voce e subito uscita aprì le porte lucenti. Fateci caso, questi tre versi che ho appena letto sono una formula, sono la ripetizione di versi che avete sentito qualche minuto fa. Mi guidò. E mi fece sedere su un trono con borchie d'argento, quindi anche lui in un primo momento ha un'ottima accoglienza da gran signore, viene fatto sedere su un trono d'argento addirittura, che era bello,
ben lavorato. C'era sotto uno sgabello per appoggiare i piedi. Però attenzione qui, sta la fregatura. In un vaso d'oro mi preparò un beverone, una pozione, perché lo bevessi. Un farmaco ci mise dentro, meditando sventure nell'animo. Poi me lo diede e lo bevvi, ma non mi stregò. Ovviamente il farmaco, no, il veleno diremmo noi, non fa effetto per il motivo che già sapete. Hermes gli ha già dato l'antidoto, lui lo assume e quindi il veleno non gli fa male, non si trasforma. Poi mi colpì con la verga, con una sorta di bastone. Circe mi rivolse la parola, mi disse: va ora al porcile, stenditi con gli altri compagni. Lei non ha ancora capito che non fa effetto, lei dà per scontato che fra pochi secondi diventerà un maiale. Disse così: io, Odisseo, tratta, cioè tirata fuori, l'aguzza lama, la lama tagliente, appuntita, contro la coscia, assalì Circe, come se fossi bramoso di ucciderla, come se avessi voglia di ammazzarla. Lei chiaramente rimane sorpresa, non capisce quello che è successo. Lei con un urlo corse, mi afferrò le ginocchia e piangendo mi rivolse alate parole. Circe capisce che per lei si sta mettendo male, diventa improvvisamente collaborativa e gentile. E dice così, 325. Chi sei? Di che stirpe? Dove hai città e genitori? Mi stupisce che bevuti i miei farmaci, non sei stato stregato. Nessun altro sopportò questi farmaci, chi li beve, appena varcarono il recinto dei denti. Dice: sono stupita, è la prima volta che i miei veleni non fanno effetto. Una mente che vince gli inganni hai nel petto. Certo, Odisseo tu sei, il multiforme. Ve lo ricordate questo epiteto? C'era proprio all'inizio dell'Odissea. Tu di certo sei Odisseo, il multiforme, che sempre l'Argifonte, Hermes, dall'aurea verga, che va in giro con un bastone dorato, mi diceva che un giorno sarebbe arrivato, venendo da Troia con la nera nave veloce. Lo ha riconosciuto subito, dice: tu sicuramente sei la persona più intelligente del mondo perché sei riuscito a fregarmi, quindi vuol dire che sei Odisseo, che tutti conoscono per la sua genialità. Ma orsù, riponi, cioè metti via, la lama, la spada, nel fodero, e tutti e due saliamo sul letto perché congiunti, cioè uniti, nel letto e nell'amore, ci si possa fidare l'uno dell'altro. Si gioca proprio tutte le sue carte. Prima era gentile, adesso addirittura è seduttiva, gli propone di andare a letto assieme. Disse così, ed io rispondendole le dissi: Circe, come puoi chiedermi di essere mite, tranquillo, generoso con te, che nella casa mi hai fatto maiali, cioè che hai trasformato in maiali i miei compagni, e qui tenendomi, adeschi, noi diremmo ci provi, anche con me, insidiosa, a venire nel talamo, nel letto, sopra il tuo letto, per l'appunto, perché appena nudo mi faccia vile e impotente? Dice: guarda che non sono mica stupido, eh? Ho già capito cosa vuoi fare. Andiamo a letto assieme, io mi spoglio e nel momento in cui sono nudo e indifeso tu mi uccidi, sarà questa la tua vera intenzione. Sul tuo letto io non voglio salire, se non acconsenti a giurarmi, o dea, il grande giuramento che non mediti un'altra azione cattiva ai miei danni. In pratica le chiede un giuramento solenne. Io vengo a letto con te solamente se tu giuri di fronte agli dèi di non farmi del male. Dissi così e lei giurò subito come volevo. E dopo che ebbe giurato e finito quel giuramento, allora io salii nel bellissimo letto di Circe. A noi potrà far sorridere probabilmente questo passaggio. Noi potremmo dire: vedi che Odisseo è proprio un ingenuo.
si fida dei suoi giuramenti, è una maga che trasforma gli uomini in maiali, secondo voi è onesta quando pronuncia un giuramento? Sì, perché nel mondo greco, un po' come l'ospitalità, il giuramento è un valore sacro, fondante della società, ed è Zeus stesso il garante dei giuramenti. Quindi nel mondo greco era proprio un dovere mantenere fede alla promessa che si faceva. Lei giura che non farà nulla di male, lui si fida ed effettivamente non gli succede nulla di male. Ovviamente la parte più osée viene tagliata, ma non dal nostro libro, da Omero stesso, che come ovvio non va più nei dettagli. Si va avanti di qualche ora dopo che loro si rialzano dal letto e si riprende al verso 375. Circe, come notò, cioè non appena vide, che sedevo e non allungavo le mani sul cibo, ma avevo un penoso dolore, standomi accanto mi rivolse alate parole. Immaginate, ripeto, che sia passata qualche ora, stanno cenando insieme. Circe si rende conto che però Odisseo non mangia nulla, praticamente non ha fame, è triste, gli chiede ovviamente perché. Perché Odisseo siedi così, come un muto, mangiandoti il cuore, noi diremmo tormentandoti nell'animo, e non tocchi cibo e bevanda? Un altro inganno forse sospetti? Beh, mettiamoci anche nei suoi panni, ci potrebbe anche stare la cosa. Stavo avvelenando 2 ore prima, adesso è già di nuovo a tavola e dice aspetta un momento prima di bere. Un altro inganno forse sospetti? Ma niente devi temere. Un giuramento potente, ormai ti ho giurato, e torniamo a quello che già sapete da prima. Disse così, e io, Odisseo, rispondendole dissi: Circe, quale uomo che sia anche giusto vorrebbe saziarsi di cibo e bevanda prima di aver liberato e aver veduto i compagni davanti ai suoi occhi? Come a dire, come faccio a cenare tranquillo qui con te, sapendo che i miei compagni sono imprigionati in un recinto trasformati in maiali? Qui il brano diventa anche un po' involontariamente comico. Sicuramente qualcuno di voi sta dicendo: sì, però prima, quando gli ha chiesto di andare a letto, ai compagni non ci ha pensato. Stavolta non riesco a darvi torto. Se vuoi veramente che beva e che mangi, sciogliti, cioè liberali, perché coi miei occhi riveda i fedeli compagni. Come dire, nelle ore prima Odisseo aveva pensato innanzitutto a se stesso, come abbiamo detto, poi giustamente ripensa anche al suo piccolo esercito, ai suoi compagni. Dissi così e Circe uscì dalla sala, con in mano la verga, cioè la sua bacchetta magica, no? Il suo bastone magico, spalancò il porcile e li spinse simili a grassi maiali di 9 anni. Davanti le stettero, e lei, avanzando, tra loro spalmò d'un altro farmaco ognuno. Una piccola parentesi. Avrete notato che in questo brano ricorre tantissime volte la parola farmaco. In greco antico si diceva proprio farmacon, la parola è rimasta pressoché identica anche in italiano, ma attenzione. In greco antico, pharmakon era un termine che tecnicamente si chiama una vox media, cioè una parola che ha un significato intermedio, a seconda dei contesti può essere positiva o negativa. Noi in italiano invece abbiamo 2 parole diverse, diciamo farmaco di una medicina che fa bene, diciamo veleno, pozione di una medicina che fa male, per così dire. In greco il termine è lo stesso, è ambiguo, loro dicono sempre pharmakon. Ed è rimasto nella traduzione italiana. Qui ovviamente il farmaco che dà ai maiali è l'antidoto, è quello che li farà trasformare in uomini, quindi sarebbe una medicina, nel senso buono del termine. E guardate la controtrasformazione. Dal loro corpo le setole caddero, fatte nascere prima dal filtro funesto che ad essi aveva offerto Circe potente. Subito divennero uomini, più giovani di come erano prima, quindi una specie di lifting, di trattamento di bellezza, di crema magica, ringiovaniscono pure, e molto più belli e più grandi a vedersi. Mi riconobbero e ciascuno mi diede la mano. A tutti venne voglia di pianto, intorno ne echeggiava altamente la casa,
La dea si commosse anche lei. Guardate com'è ricco questo brano. Si passa dal punto drammatico al punto quasi comico, che abbiamo letto pochi istanti fa, a un punto di grande tensione come questo. È un brano giustamente famoso perché è molto ricco di tanti stati d'animo, di tanti sentimenti che ogni essere umano può provare nella sua vita. A questo punto, che cosa succede? Succede che tutti fanno pace, per così dire. Odisseo va d'accordo con Circe. Anche i suoi compagni, diciamo così, la perdonano, visto che in fondo sono stati ringiovaniti. Lei li invita a mettere al sicuro le navi sulla spiaggia e a passare altro tempo con lei. Che cosa accade? Accade che Euriloco, che è il più furbo di tutti, dice: qua ci vuole fregare di nuovo. Alla fine Odisseo, che attenzione, è ancora vincolato al giuramento di prima, acconsente e dice: va bene, fermiamoci un po'. Uno potrebbe dire, vabbè, saranno rimasti lì, non so, un giorno, 2 giorni, una settimana, rimangono lì un anno. Quindi quella che doveva essere una veloce sosta, chiamiamola così, una tappa tipo autogrill, si trasforma in una sosta quasi infinita, dura 12 mesi. Infatti il vostro libro, sempre a pagina 308, conclude questa sorta di sintesi del grande libro decimo dell'Odissea con la parte finale della storia. C'è di nuovo un taglio. E viene appunto rappresentato il finale, quando Odisseo decide che giustamente è ora di ripartire. Lo leggiamo assieme, si ricomincia dal verso 467. Restammo lì sempre, fino alla fine dell'anno, eccolo qui, consumando carni abbondanti e dolce vino. Quindi stavolta niente ghiande, stavolta cibo e vino buono. Ma quando era un anno, e trascorsi i mesi, le stagioni tornarono e i giorni lunghi finirono, allora i fedeli compagni mi chiamarono e mi dissero: sciagurato. Capite che giustamente i compagni di Odisseo hanno voglia di tornare nelle loro famiglie, non ne possono più di stare lì. Sciagurato, ricordati ormai della patria, se davvero è destino che ti salvi e che arrivi nella casa ben costruita e nella terra dei padri. Come vedete, l'Odissea è particolare, anche per un motivo, secondo me, fra i tanti possibili. Odisseo non è una specie di santo. Certo, è una persona, è un essere umano che ha delle grandissime qualità, l'intelligenza, l'astuzia, la furbizia, la generosità in tanti casi, come avete visto. Ma è un essere umano come tutti, cioè con tanti pregi e qualche difetto. Vedete che certe volte la coerenza non è proprio il suo forte, no? Lui che all'inizio diceva restiamo qui il meno possibile, adesso è da un anno che prende tempo e non ha mai voglia di tornare a casa. Stavolta sono i compagni che lo prendono per le orecchie, per così dire, gli dicono: guarda capo, che forse è il caso che dopo un anno torniamo a casa. Così dissero e fu convinto il mio animo altero. Altero letteralmente vuol dire superbo, no? Lui tutto sommato con questa dea bellissima, forse anche una dea, come dicevamo Circe, non ci stava neanche tanto male, probabilmente. Così tutto il giorno sedemmo, fino al tramonto, consumando carni abbondanti e dolce vino. Appena il sole calò e sopraggiunse la tenebra, nelle sale ombrose gli altri si coricarono. Io invece, salito sul bellissimo letto di Circe, vedete che il vizio non l'ha perso, lo supplicai umilmente, scusate, la supplicai ovviamente non il letto, Circe, la supplicai umilmente e la dea ascoltò la mia voce. Circe, compi, cioè mantieni, la promessa che pur mi facesti e rimandami a casa. Già lo esige l'animo mio, più o meno, e degli altri compagni, soprattutto, che si struggono il cuore, che si tormentano, piangendomi intorno quando tu non ci sei. Qui Odisseo torna serio e dice: attenzione, io sono pur sempre un re, un capo spedizione, ho delle grosse responsabilità nei confronti dei miei uomini, capisco che li ho già fatti aspettare fin troppo, ti chiedo scusa Circe, ti ringrazio di tutto, della alla fine buona accoglienza che ci hai fatto, ma è ora che ripartiamo. Dissi così, e subito essa, qui bisognerebbe dire ella e non essa, rispose: chi
chiara fra le dee, famosa fra le dee, epiteto che abbiamo trovato tante volte anche per altre divinità. Divino figlio di Laerte, Laerte il papà di Odisseo. Odisseo pieno di astuzie, non restare più in casa mia controvoglia, ma prima occorre che facciate un altro viaggio e che andiate alle case di Ade, Ade il dio dei morti, e della tremenda Persefone, la sua compagna, per chiedere all'anima del tebano Tiresia, all'anima di un morto, di un indovino ormai nel mondo dei morti, il cieco indovino, di cui sono saldi i precordi, che ha un grande cuore, che ha un grande animo. A lui solo Persefone diede, anche da morto, la facoltà di essere saggio. Gli altri sono solo ombre vaganti. Attenzione qui! Il brano finisce con un grosso colpo di scena. Tutti ci immaginavamo probabilmente che Odisseo e, diciamo, la sua compagna temporanea Circe si abbracciassero, si mettessero a piangere. Si parla di tutt'altro qua. In pratica Circe dice: ho capito benissimo la situazione, non posso trattenerti di più, ti lascio tornare a casa, ma, caro Odisseo, devo dirti una cosa prima di partire. Lei è una dea, conosce il destino, conosce il fato, sappi che non tornerai a casa subito. Dopo quest'anno passato con me, te ne toccheranno ancora diverse di esperienze, anche difficili, specialmente una. Guardate cosa gli dice al verso 490. Prima di tornare a casa, occorre che facciate un altro viaggio, quindi si preannuncia un'altra tappa, e che andiate alle case di Ade. Case di Ade è una perifrasi, è un giro di parole per indicare il mondo dei morti. Capite bene che prossima settimana, nella prossima lettura, affronteremo non solo un'altra avventura di Odisseo, ma un'avventura incredibile. Odisseo non viaggerà ancora nel mondo dei vivi, ma passerà nel mondo dei morti. E ciò richiederà ovviamente una bella riflessione e un commento puntuale delle prossime letture. Per oggi ci fermiamo qui, sono riuscito a stare all'interno della mezz'oretta come speravo, spero che la lezione sia stata abbastanza chiara. Studiate il brano T20 alle pagine 305-309 e ci rivediamo nei prossimi giorni per altre letture insieme. Un caro saluto a tutti ragazzi, ciao prima e ciao prima io.